Grazie Presidente. Qui torniamo, Assessore, a dei temi che forse sono un po' più vicini a quello che fa tutti i giorni, alle sue competenze. E parliamo di urbanistica e parliamo di una delibera consiliare del 2014 con cui il Comune di Castel Gandolfo ha adottato un piano di zona in località Le Mole, in variante al piano regolatore generale. Tale delibera consiliare, con il suo piano, è stata poi confermata dalla delibera di giunta regionale 331 del 2016, che ha approvato il piano. Questo piano riguarda edifici per una lunghezza di circa 60 metri e un'altezza di circa 8 metri. Su questo progetto di sviluppo si sono quasi da subito evidenziate alcune criticità che sono state sollevate proprio da cittadini del comune di Castel Gandolfo che hanno presentato, tra vari altri atti, anche un esposto in procura. La prima problematica riguarda una cooperativa edilizia, il Grillo, che pare non essere stata proprietaria dell'area nel momento in cui ha provveduto a sottoscrivere un accordo preliminare per la cessione volontaria. Quindi abbiamo una specie di situazione di ritorno al futuro. Cioè, questa cooperativa sottoscrive un accordo per la cessione volontaria dell'area al comune per edificare appunto una progettualità di edilizia economica popolare, quando ancora non era proprietaria di quest'area. Quindi permuta di cosa presente e con cosa futura. E questa è la prima criticità. La seconda criticità riguarda la presenza, per fortuna, di ulivi secolari che sono stati, pare, accuratamente occultati nelle fotografie che sono inserite nella relazione SIP del Comune. Tale relazione parla di ulivi quasi secolari trascurati e improduttivi. Mi dispiace smentire questa cosa perché gli ulivi sono utilizzati ogni anno per la raccolta delle olive e sono ulivi certamente secolari e di pregio. La terza criticità riguarda il fatto che nel PTPR quest'area è citata come ambito prioritario per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale. Quindi un'area che porta con sé un notevole valore paesaggistico con alta probabilità di incontrare reperti archeologici. Il piano porta un indice di fabbricabilità 0,6 metri cubi al metro quadro, che è improponibile per quest'area, assessore. Inoltre abbiamo le caratteristiche proprie di questo comune, di circa 9.000 abitanti. Non so se lei ha il piacere di conoscere l'abitato di Castel Gandolfo, immagino di sì, ed è una città abitata in grossa prevalenza da persone in pensione, persone anziane e naturalmente con un profilo economico reddituale non tanto basso da giustificare un nuovo sviluppo che va ad incidere in un'area che ho già descritto di edilizia economica popolare. Inoltre ci sono altri problemi che sono proprio relativi al sito, problemi idrici e fognari che sono corroborati da segnalazioni di ACEA ATO2 e di ARPA. Inoltre a Castel Gandolfo non c'è un depuratore, perché il comune si appoggia a quelli di Marino e di Albano. Inoltre, senza un sistema di raccolta differenziata e aree ecologiche di cui questo comune è ancora sprovvisto, l'aumento della produzione di rifiuti potrebbe generare un ulteriore problema e lo stesso anche la viabilità, con il nuovo numero di vetture in circolazione che, considerato appunto i bilanci di questo comune, non sembra facilmente superabili con risorse proprie. E quindi l'interrogazione va a chiedere se la Regione intenda, alla luce di tutti questi aspetti sollevati e dei ricorsi presentati al TAR e l'esposto in procura dai cittadini di Castel Gandolfo, se la Regione intenda chiedere la revoca di questa delibera di giunta regionale numero 331 del 2016. Assessore Civita per la risposta, grazie.
Allora, il piano è stato approvato dopo 2 anni di verifica di tutte le, competenti strutture tecniche che si sono espresse in varie fasi e che tutte compongono poi la delibera che è stata poi approvata nel 2016 dopo una valutazione attenta su tutte le questioni che lei ha elencato. Quindi in generale rinvio alla più generale delibera, gli allegati alla delibera che sono atti pubblici pubblicati sul BUR, quindi dove è anche facilmente che si possono trovare con facilità. Allora, in generale vengo ai vari punti che lei, per essere il più breve possibile, ai punti che lei ha toccato. In primo luogo è diciamo tutte le fasi attuative sia dall'acquisizione delle aree sia all'assegnazione delle stesse sono di competenza del comune di Castel Gandolfo e quindi sono competenze dei comuni, non sono competenze regionali, quindi queste domande poi vanno rivolte più al comune, non sono elemento di verifica da parte della regione. Per quanto riguarda la presenza degli ulivi di cui lei parlava, nella delibera noi abbiamo, citando l'articolo 3 della legge 1 del 2009, abbiamo espresso una precisa prescrizione nei limiti e secondo i criteri appunto indicati nella legge. L'urbanizzazione degli aree e gli interventi dovranno essere realizzati con la prescritta autorizzazione comunale per la salvaguardia degli ulivi esistenti e eventualmente solo con il parziale spianto e ripiantumazione nel medesimo ambito di trasformazione. È una condizione prevista dalle nostre leggi che noi ovviamente abbiamo applicato nella valutazione del piano presentato. Per quanto riguarda i vincoli paesistici, sono dettagliatamente riportati nella DGR. Ricordo, ad esempio, che anche il piano territoriale provinciale dell'attuale città metropolitana nel parere avanza una serie di indirizzi perché quell'ambito non riguarda la rete ecologica. Solitamente la rete ecologica viene individuata lì dove ci sono già dei vincoli che sono poi rappresentati in modo omogeneo nel piano paesistico regionale. Comunque il parere paesistico, con tutte le ovviamente osservazioni di merito, è contenuto nella delibera, con le relative appunto prescrizioni, è contenuto nella delibera e dove sono stati valutati in modo ammissibile i progetti contenuti nel piano. Per quanto riguarda la permeabilità del suolo, anche lì ci sono una serie di ricordo che la regione ha la legge 6 del 2008 e che noi applichiamo queste e nelle osservazioni date sulla delibera, osservazioni e prescrizioni previste alla realizzazione del piano, ci sono i principi per quanto riguarda la progettazione nelle nuove costruzioni contenute nella legge 6 del 2008. Infine, per quanto riguarda sia il parere di ACEA a Ato 2, sia il parere di ARPA Lazio, si ricorda che sono pareri che sono stati in sede di assoggettabilità e VAS e le prescrizioni lì contenute sono contenute anche nella delibera approvata. Per quanto riguarda il depuratore, la stessa ACEA Ato 2 ha esplicitato in sede di procedura di assoggettabilità VAS che il comune debba necessariamente valutare anche la possibilità della realizzazione, fatto salvo che c'è già la disponibilità dei due depuratori che lei
di cui lei parlava, l'opportunità di realizzare un nuovo depuratore nel rispetto delle indicazioni che sono state impartite anche nel parere igienico-sanitario dell'ASL, che è anch'esso prescrizione e allegato al alla delibera della giunta regionale. Grazie, consigliere Nicolò, per la replica. Assessore, mi spiace che noi non ci vediamo tanto di frequente, ma quando ci vediamo è un disastro proprio. Io non la posso accettare questa sua risposta, mi dispiace. Lei mi sta dicendo che questo giro di carte tra la cooperativa Il Grillo e il comune non influenza minimamente quello che possono essere poi le analisi di quello che è tutto l'iter da parte della regione. E su questo ci posso anche passare sopra, ma che lei mi venga a dire che la regione non è il nostro nume tutelare di quello che sono i beni patrimoniali nel senso di paesaggio dell'esistente, questo non lo posso accettare. Poco più a nord di questo tratto dove è previsto questo sviluppo c'è già un nuovo sviluppo. Io non so se lei ha presente dove si trova quest'area. Se lei va sulla terrazza principale di Castel Gandolfo, che va verso il mare, nel primo pezzo c'è già un progetto su cui non si può fare obiezioni, perché ha già concluso tutto l'iter, un progetto edilizio, che non serve al comune di Castel Gandolfo, non serve. Non lo so se la signora sindaca ha intenzione di far venire nuovi abitanti da Roma o da altre aree, perché di fatto al comune di Castel Gandolfo, proprio per le sue caratteristiche sociodemografiche, non è di nessuna utilità. Sotto a questo progetto, in quest'area cosiddetta Uliveto, abbiamo l'Appia e poi le Mole, questa località meravigliosa con una vista sul mare, una delle poche aree verdi a Uliveto rimaste in quella zona lì, e anche qua un ennesimo progetto edilizio. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? È veramente una cosa sconcertante poi leggere i cartelli appesi nel comune nei giorni di campagna elettorale che dicono: dopo 10 anni di rinvii approvato il nuovo piano regolatore generale di Castel Gandolfo l'8 giugno 2017, quindi non in periodo elettorale, di più, l'8 giugno è approvato il nuovo piano regolatore del comune, particolare attenzione sarà dedicata alle zone di Mole e Pavona. L'abbiamo capito perché particolare attenzione la dedichiamo alle zone di Mole. Veramente io mi stupisco della superficialità con cui la regione sta affrontando questa cosa. Vi ricordo che oltre al ricorso al TAR e l'esposto in procura dei cittadini, un ex consigliere, non so di quale schieramento, non so neanche se sia stato rieletto, ha fatto anche un esposto all'ANAC, e penso che anche noi consiglieri del Movimento 5 Stelle dovremmo fare la stessa cosa, fare un'esposta all'ANAC, perché veramente questa è una situazione che non si può assolutamente più tollerare, e spero che il nostro consigliere che è appena stato eletto in comune cercherà anche lì di fare luce su questa vicenda che mi sembra veramente alquanto strumentale e in cui la regione non mostra nessun senso di responsabilità.